Nel viaggio di ritorno dalla Russia verso Bali ho guardato il film Le Délicieux, la deliziosa, una roba del genere. Non ho mai studiato il francese, non so perché, o forse lo so, però mi piace come lingua. Un giorno dovrei mettermi a studiarlo. Comunque, sull'aereo ho guardato questo film, mi ha fatto pensare, mi ha fatto riflettere. Volevo un film interessante, non soltanto un'americanata come Fast and Furious 9. Il 10 non l'ho potuto neanche guardare, cioè non, mi sono rifiutato di guardarlo, il 9 era terribile. Quindi ho optato per questo film francese che è ambientato circa 3 secoli fa. Parla di uno chef che lavora da dei signori che sono super viziati e lui si impegna davvero tanto, ci mette del suo, è appassionato. E il film inizia con questa inquadratura dall'alto dove si vedono le mani di questo chef e ciò che lui prepara. Lavora in maniera minuziosa, ci tiene ai particolari e il suo signore, il nobile per cui lui lavora, è un personaggio a cui piace mangiare bene, ha il palato raffinato e lo valorizza il protagonista, lo chef. A un certo punto, dopo che il banchetto è stato preparato, passano pochi minuti dall'inizio del film, si vedono questi altri nobili che sono stati invitati dal padrone di casa a banchettare tutti insieme. Beh, chiamano lo chef per fargli i complimenti e lui anche era stato così motivato da una promessa fatta dal suo signore. Ha detto che appunto se questo banchetto fosse andato bene, se tutto fosse riuscito alla perfezione, lo avrebbe portato a Parigi, che era il sogno di questo chef. Beh, inizia a parlare il padrone di casa e fa i complimenti allo chef per alcuni piatti e gli altri nobili ascoltano e condividono il parere del padrone di casa. Non osano contraddirlo, anzi ognuno ci tiene a far risuonare la propria voce, a far notare che appunto anche lui ha notato che questi piatti erano davvero buoni. Comunque è palese che di cucina non se ne intendono, in realtà sono più che altro dei pappagalli, ecco. E lo chef è felice dei complimenti, c'è questa appunto inquadratura dove si vede che lui accenna un sorriso, fin quando arriva il momento forse dell'ospite d'onore, perché appunto è seduto alla destra, se non sbaglio, del padrone di casa. E beh, trova qualcosa che non va, proprio nel piatto che lo chef all'inizio del film stava preparando con così tanto amore. Ci aveva messo del suo, nonostante che più di una volta gli fosse stato chiesto di non improvvisare, di non far troppo l'originale, proprio perché la nobiltà non era educata al tipo di cucina di questo chef. E lui ha fatto di testa sua, non è riuscito a contenere la propria creatività. Fatto sta che l'ospite d'onore lancia per terra il piatto che lo chef aveva preparato con così tanto amore. Ci aveva messo un sacco di tempo, ma proprio era forse il piatto a cui lui ci teneva di più, perché era la sua ricetta. E anche il padrone di casa ci rimane male, cioè si vede che anche lui è sconcertato da questo gesto, però piuttosto che contraddire l'ospite d'onore, preferisce dargli ragione. E quindi infierisce sullo chef e il coretto di nobili che appunto preferisce stare dalla parte di chi ha il potere, anche loro aggiungono delle cattiverie.
E alla fine di questa scena si vede lo chef che appunto è distrutto, però resta in piedi, cioè non si dispera. È lì che li osserva, ovviamente dentro di lui probabilmente c'è un fuoco che sta ardendo come mai prima, e come ciliegina sulla torta il padrone di casa gli chiede di scusarsi. Chiede allo chef di scusarsi davanti a tutti. E lo chef non fa una piega, non dice niente, non si muove. Al che il nobile urla, proprio ordina allo chef di chiedere perdono. Ma questo non avviene, e nella scena seguente si vede lo chef che ha già fatto i bagagli e si sta muovendo via, si sta trasferendo. Ricordiamo. C'è una differenza tra l'essere schiavi e servi. Lo schiavo appartiene al padrone, il servo è stipendiato, pochissimo, però in un certo senso sì, appartiene al padrone, però in realtà è libero di andarsene. Non lo fanno di solito, non lo facevano, proprio perché non avevano fiducia in se stessi, non pensavano di valere abbastanza. Quindi, se qualcuno li accettava sotto il proprio tetto, se qualcuno gli dava protezione, gli dava lavoro, loro erano ben felici. Cioè, la sopravvivenza era il loro obiettivo. Questo chef si distingue da tutti gli altri proprio perché va oltre la sopravvivenza, cioè lui ha amore per ciò che fa. C'è un'arte che lui porta avanti, per cui lui ha rispetto, e il non chiedere scusa forse è stato il suo primo gesto di amor proprio. Non si è piegato alla volontà di altri che lo hanno umiliato, che non hanno apprezzato appunto la sua arte, e l'orgoglioso è stato in realtà il padrone di casa, perché non è riuscito a farsi valere, a dire no, ascoltate, voi non capite niente di culinaria, cioè questo chef è il migliore e si merita di andare a Parigi e di essere conosciuto anche lì, lo voglio portare con me e questo banchetto lo dimostra. E questo piatto, nonostante ci siano delle patate, perché appunto l'ospite se l'era presa proprio per gli ingredienti, cioè le patate non erano cibo da nobili, era cibo per poveri, secondo lui. Quindi neanche per il gusto, neanche per la consistenza o qualsiasi altra cosa, se l'è presa soltanto per gli ingredienti. E il nobile ha preferito privarsi dello chef migliore che ha mai incontrato nella sua vita e soffrire, perché poi più avanti nel film lo dirà: io ho sofferto, non so per chi è stata peggiore questa punizione, per te, chef, che non hai lavorato nella mia corte, o per me, padrone di casa, nobile, che ho dovuto mangiare cibo che è stato preparato senza questa passione, senza questo amore, cioè, proprio per orgoglio anche non ha richiamato lo chef nella propria corte. Ha preferito soffrire piuttosto che fare un passo indietro, ritrattare, ammettere di aver avuto torto. Invece il non chiedere scusa, il non chiedere perdono da parte dello chef è stato un gesto di amor proprio. Non era disposto a ritrattare, non era disposto a chiedere perdono per averci messo in realtà tanta creatività, buon gusto, sarebbe stata una mancanza di rispetto per la propria arte, per se stesso, per la cucina stessa, chiedere scusa. E accetta le conseguenze, accetta la punizione, cioè viene cacciato via. Ovviamente ci rimane male, ci rimane molto molto male, tant'è che è disposto a non cucinare mai più, proprio perché pensa di aver perso l'unica persona in grado di apprezzare la propria arte, il nobile, il padrone di casa. E
con il quale appunto c'è questo rapporto di codipendenza. Lo chef è dipendente dall'opinione del padrone di casa e il padrone di casa in realtà non può fare a meno di questo chef, non può fare a meno della sua cucina proprio perché fra tutte le cose che può permettersi, tra tutti i piaceri della vita, la cucina è quello che gli dà più soddisfazione. Però il padrone di casa è anche fortemente dipendente dall'opinione degli altri. E in questa scena d'inizio film in cui lui preferisce andare contro il proprio chef, i propri sensi, in realtà tradisce se stesso, in realtà non sta facendo valere ciò che lui sente e sceglie di dimostrare il proprio potere sullo chef ordinandogli di chiedere scusa, ordinandogli praticamente di fare la stessa cosa. Io mi sono tradito, ho tradito me stesso incolpandoti. Cioè, dando ragione all'ospite d'onore, e fai lo stesso anche tu. L'ho fatto io, è facile. Anche tu tradisci te stesso, dai, chiedi scusa. Poi continuiamo come prima. Tu cucini per me, io ti faccio i complimenti, poi quando ci sarà un altro banchetto, cerca di contenerti e se qualcuno ti farà delle critiche, io ovviamente sarò dalla sua parte, ti verrò contro, ma è un gioco, insomma, funziona così. Tu poi nuovamente dovrai chiedere scusa, insomma, così dimostriamo la nostra complicità, questo fa parte del nostro contratto. Io tradisco me stesso e tu tradisci te stesso, giusto? Dai. Questo loro rapporto, ma soprattutto questo scontro in cui appunto ognuno è venuto fuori per quello che era veramente, mi ha fatto pensare, mi ha lasciato dello spazio per riflettere. Quindi sì, ho raggiunto il mio obiettivo guardando questo film, ho trovato degli spunti di riflessione, mi ha offerto degli spunti di riflessione e volevo chiedervi a voi, è mai capitato a lavoro piuttosto che nel rapporto di coppia un qualcosa di simile quando l'altro vi ha chiesto di tradirvi, di tradire voi stessi, di fare un passo indietro piuttosto che dire o fare qualcosa che per voi non era in realtà giusto, piuttosto che non sentivate essere una cosa vostra. E quanto tempo siete riusciti a farlo? Quanto tempo siete riusciti ad andare avanti a tradire voi stessi? Più si va avanti, più è difficile fermarsi, cioè più diventa facile tradire noi stessi. E io lo so perché ci ero riuscito per alcune settimane a tradire me stesso. E quelle settimane sono diventate alcuni mesi in cui io sono andato avanti a fare un lavoro che in realtà mi piaceva, ero bravo, però coloro, i padroni della scuola per cui lavoravo, che mi avevano dato il titolo di direttore, a 27 anni ero diventato direttore di una scuola privata. In realtà queste persone non mi rispettavano, queste persone avevano bisogno di uno che facesse tutto e che obbedisse, che piegasse la testa e dicesse sì padrone. Ed è venuto tutto un passetto alla volta, poco per volta, perché se fosse avvenuto tutto d'un colpo, cioè se fin dall'inizio si fossero presentati per quello che erano in realtà e mi avessero detto guarda, ti diamo tot, farai questo tipo di lavoro e aumenteremo ogni settimana la tua mole di lavoro, ti chiederemo di fare straordinari non pagati. Allora, fin da subito avrei detto no, grazie, cioè non mi sembra una cosa bella lavorare con voi. Però è avvenuto tutto molto lentamente, così come cucinano le rane. Sapete come cucinano le rane? Per non farle saltare fuori dalla pentola, quindi rane vive, le mettono in un'acqua tiepida e a fuoco basso, scaldano lentamente, 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 fin quando poi sono belle rilassate, come se fossero alle terme, debilitate a un certo punto e non saltano fuori, cioè rimangono lì, si fanno cuocere.
Ecco, così accade quando noi una volta diciamo di sì e andiamo contro noi stessi, la seconda volta anche accettiamo e andiamo sempre contro noi stessi, poi diventa più facile tradire noi stessi, diventa più facile dare il microfono alla voce di qualcun altro che ti dice che cosa devi fare, cosa è giusto fare. Sei bravo se lo fai, non sei bravo se non lo fai. E così ci si fa cucinare a fuoco lento. Nel mio caso c'è stata una presa di consapevolezza in cui io ho detto: aspetta un secondo, però a me piace quello che sto facendo. Sì, mi piace, però le condizioni non sono quelle che fanno per me. Nonostante gli alunni, i miei colleghi, i genitori fossero tutti felici e soddisfatti del mio lavoro, cioè si erano anche creati dei bei rapporti, però i proprietari della scuola non mi stavano valorizzando, non stavano vedendo e riconoscendo il mio lavoro, la mia arte. In realtà è venuto fuori che loro tenevano soltanto ai soldi. E anche lì c'erano promesse, prospettive, però quando ho preso consapevolezza del fatto che, ma in realtà, se me ne vado, probabilmente mi sentirò meglio. Anzi, sicuramente mi sentirò meglio. E di datori di lavoro che non apprezzano i propri collaboratori, di posti di lavoro che non fanno per me, in realtà ce ne sono tanti. Cioè, sicuramente ce ne sono tantissimi, quindi ne posso trovare un altro. Di posto di lavoro così, magari non avrò lo stesso ruolo, ecco, prestigio, ma è importante per me il prestigio? Cioè, a questo prezzo no, a prezzo della mia felicità, del mio benessere, ma chi se ne frega? Il gioco non vale la candela e me ne sono andato tirando un bel respiro. Proprio perché mi sono reso conto di ciò che per me era importante. La vita stessa è importante, la libertà, la possibilità di scegliere che cosa voglio fare, che cosa non voglio fare, la mia soddisfazione, che non dipende più da qualcuno che mi dice bravo, hai fatto bene o no, cioè lo so io se ho fatto bene o no. Io posso anche darmi dei compiti da solo. Ecco che sono diventato lavoratore indipendente. Per qualcuno tutto questo può essere più, diciamo, attuale rapportato alla coppia, cioè la relazione di codipendenza nella coppia, quando c'è una gerarchia chiara e tu sei quello che se fa ciò che l'altro si aspetta che tu faccia, allora sei bravo. Se non lo fai, vieni ripreso, vieni rimproverato quasi, come farebbe un datore di lavoro o come farebbe tuo padre o tua madre, che in realtà poi è tutto un po' lo stesso scenario, fa parte un po' di tutto quanto lo stesso scenario, cioè fin quando non ti separi da mamma o da papà, o da entrambi, è molto probabile che nel rapporto con il tuo datore di lavoro, piuttosto che con alcuni colleghi o con il tuo partner, si formi questo rapporto gerarchico in cui tu sei quello che aspetta il plauso, in cui tu sei quello che aspetta l'approvazione dell'altro. In realtà hai proprio bisogno che l'altro ti dia delle conferme, che l'altro ti dica che tu vali, perché da solo non lo sai, non te ne sei ancora reso conto. Nel caso dello chef, lui poi è stato supportato anche da alcuni personaggi che presto sono entrati a far parte della sua vita, ma sono in realtà entrati a far parte della sua vita proprio perché lui ha cambiato vita, proprio perché
è stato cacciato dall'ambiente che lui riteneva fosse l'unico ambiente dove lui venisse apprezzato. In realtà, oltre a questo, oltre al noto, ci sono infinite possibilità. E anche lo chef, come è capitato a me, è diventato poi lavoratore indipendente, è diventato lui proprietario del proprio tempo, è diventato proprietario della propria vita. Il fuoco che ardeva al suo interno ce l'ho anche io, ce l'abbiamo anche noi, ce l'abbiamo tutti quanti. Lo possiamo usare per lamentarci, per distruggere, oppure per costruire qualcosa di nuovo, per creare dei nuovi binari, quantomeno per fare il primo passo, fuori uscire da una situazione che non ci piace, da una situazione tossica, da una situazione pesante, da ciò che ci toglie di più rispetto a ciò che ci dà. E a volte il non obbedire, come è accaduto allo chef, il non voler chiedere scusa oppure l'andarsene via, cambiare direzione, come nel mio caso, non è un attacco d'orgoglio, ma in realtà è un gesto di amor proprio. L'amore per se stessi, l'amore per i propri talenti, per i doni che ci sono stati dati, è un qualcosa che spesso non abbiamo di default, non ce l'abbiamo di serie, ma lo costruiamo nel corso della nostra vita. E a volte, prima di cambiare rotta, prima di uscire da un rapporto di coppia o lavorativo che non ci soddisfa, abbiamo bisogno di fare una lista di non so quanti punti, quanti affronti o ingiustizie che ci hanno fatto, prima di cambiare rotta. Quindi diamo sempre il comando agli altri. Se gli altri si comportano male, se il mio partner mi tradisce, allora me ne vado. Cioè, finché non mi tradisce, però magari mi tratta malissimo, allora stiamo insieme. Cioè, la nostra vita di coppia può essere un inferno, però finché non se ne vada un altro, allora stiamo insieme. Cioè, andiamo avanti, tiriamo avanti. Non ho il coraggio adesso di andarmene via, perché merito di più. Perché so che posso dare di più, posso dare a chi sa apprezzare e ho diritto di stare con chi mi apprezza. No, me ne vado solo se l'altro inizia a comportarsi ancora peggio di come sta già facendo. Cioè, se l'acqua diventa di colpo bollente, ma l'acqua non diventa di colpo bollente, l'acqua si scalda lentamente, come per le rane. Le rane non saltano via dalla pentola. Le rane rimangono lì, proprio perché nessuno ha quella intuizione che forse è meglio andarsene, che forse è meglio cambiare acqua, che ci sono posti migliori, posti di lavoro migliori, condizioni lavorative migliori, persone anche che magari riflettono meglio il nostro stato interiore. Però se adesso tu sei con quel partner è proprio perché è colui o colei che meglio rispecchia il tuo stato interiore. Se tu aspetti che l'altro si comporti peggio, stai inconsciamente dando all'altro l'autorizzazione di comportarsi peggio. Cioè, sì, stai preparando il terreno per questa cosa. O a livello lavorativo, se aspetti che le condizioni peggiorino per uscirtene, per andartene via, in realtà stai dando la tua approvazione, stai dando il tuo consenso alle condizioni di peggiorare. E la domanda è: quanto ancora vuoi giocare a questo gioco? Fin quanto sei disposto a giocare a questo gioco? Quando è che inizierai a fare la lista di cose che vuoi fare nella tua vita lavorativa o nella tua vita di coppia? Quando è che inizierai a fare a modo tuo, a fare ciò che ti piace, senza bisogno dell'autorizzazione di qualcuno, oppure che qualcuno ti batta le mani? Ecco, focalizzarsi su questo, secondo me, ha molto più senso che rimuginare su
gli affronti o le offese o le cose che ti hanno detto o fatto o che potrebbero fare o dire. Focalizzati su quello che fai tu adesso, su quello a cui pensi tu adesso, soprattutto di te stesso. Che cosa pensi tu di te stesso? Non appena inizierai a dare più retta al tuo fuoco, a quel fuoco che arde, e costruire e fare ciò che ti interessa davvero, allora inizierai anche a pensare meglio di te stesso. E tutto ciò che farai e dirai avrà una certa forza, una certa carica, una certa luce, e gli altri non potranno far altro che adattarsi a questo nuovo te stesso. Cambieranno anche loro il loro atteggiamento nei tuoi confronti. E se non dovessero farlo, peggio per loro. Sarai tu a decidere quale passo compiere, in quale direzione muoverti. E potrebbe anche voler dire cambiare completamente rotta. E proseguire senza di loro, proseguire in autonomia, in accordo con te stesso, in accordo con quello che senti. Viviamo in un mondo di infinite possibilità. Probabilmente la vita ti aveva già offerto altre possibilità, altre alternative, però non riuscivi a vederle. Eri troppo focalizzato sul dolore che provavi, sul modellarti in modo da piacere a qualcun altro. E quando cambi rotta è come se tu dicessi alla vita: ehi, sono pronto per qualcosa di nuovo, e sei proprio tu a creare nuove possibilità e nuove persone entreranno a far parte della tua vita.